In realtà Luffy era di Napoli, eccolo qua. Siamo al Mugiwara Store, che è il negozio ufficiale di One Piece qui a Tokyo. Ora io però, ragazzi, sono tante persone che lo sanno, io non è che sono un grande esperto di One Piece, quindi facciamo il video, però mi dite voi quello che vedo, perché io non è che conosca tanto One Piece. Quindi chi è il più grande esperto di One Piece di questo gruppo? Io, però non sei di Napoli, ma sei di Arezzo. Che cosa abbiamo qui? Vicino a Napoli, sì. Allora, qui abbiamo... Sì? Reparto peluscini. Ma chi personaggio è questo qua? Questo è Sanji. Ah, Sanji è quello che cucina. Esatto, è cuoco. Esatto. Poi abbiamo Sabo. Questo qui? Questi sono? Questi qua dovrebbero essere personaggi di Red. Ah, quell'ultimo film, esatto, io questo lo so. Film. Perché praticamente qua, questo qua si trova al sesto piano, acquittato ci sono i Gashapon, di Magnet a Shibuya. Questa è la Going Merry, vero? Si chiama così? Esatto. Questo lo so, E questo che rappresenterebbe questo cuscino qua? Questo è il frutto del diavolo. Ah, ok, ok. Quello che si mangia per i poteri, questa non è, comunque non è la Merry, è la Sunny. Ah, ok, scusa. È però, la seconda nave. La seconda, però era simile? Esatto, sì, sì, è simile. Simile. Okay. Sempre la seconda nave della ciurma. Sì. Con, sempre il frutto del male qui, sì. Esatto. Sì. Action Figures. Queste però sono già uscite, cioè dice che sono uscite nel 2020, costano anche poco tra l'altro. 4.500. Questo qui è Franky, no? Esatto, Franky. Tanto qualcosa so, dai. Questo qua è il gashapone. Ah, questo si può vincere. Ah no, adesso però non funziona, c'è scritto. Poi abbiamo... Però mi sembra che stanno razziando tutto qui dentro. Sempre borse con il frutto del diavolo. Questo è il frutto di Lo, che è un altro membro, il capitano di un'altra ciurma. Ah, le t-shirt. Vestiario bendato... One Piece Show. Ah, bellino questo qua. Sì, questo però, è molto bellino. Le bandane molto bellino. Ah, questi sono tessuti, no? Sono i tessuti, ora dobbiamo scoprire come funziona perché non è chiaro. Ah, vedi, puoi scegliere il tessuto, intanto puoi scegliere cosa fare tra questi prodotti. Ah, poi puoi scegliere il pattern, che è praticamente che la tessuto vuoi. E poi puoi scegliere, ci puoi mettere quello che ti pare come... Ah, il logo del personaggio, esatto, della ciurma. E poi selezioni la taglia. Dopo lo facciamo. E viene fuori una roba del... ma non so se te lo fa subito, probabilmente deve spedire, quindi probabilmente solo se vivi in Giappone. Qui abbiamo, penso siano delle spillone. Sì, sono quelli da attaccare poi, che sai anche te nello zaino. Esatto, infatti. Esatto. Gli adesivi, bellini, gli adesivi. Spostiamoci di là. Queste sono sempre spillette, roba varia. Questo non ho capito cosa sono questi chiusi. Questi qua c'è scritto Comic Acring Stand, qua sono Stand Collection. Sono Stand, sì, di questi qui, da praticamente sì, tu li incassi, esattamente, okay, quelli lì, sì. Vanno un casino qua, visto? Sì, sì, esatto. Ah, questi sono stickeri, pixel art, sì. Esatto, bellino. Molto bellino. Questa è la palla di Zoro. La palla di Zoro, che la palla di Zoro, sì. Questo qua, Jigsaw, sono puzzle. Ah, ok, puzzle con i vari. Questi sono puzzle, sì. Puzzle di One Piece. Pupazzini da tutte le parti. Bebi della ciurma. Mi dicono tutti però che quando vengono in questo store, dimmi te se è una cosa che li soddisfa o no, che tutti cercano più, come dire, più action figure, eccetera. Invece tanti gadget, sono più gadget. Poca roba, action sì. Figures pochissimo. Però questi sono molto difficili da trovare, cioè i peluscini... Gli sticker, perché dillo, c'è anche il negozio, no? Io esatto. Comics Cafe. Questi qua sono di B-Side Collection, che sono bellissimi. È una collaborazione con un marchio giapponese che fa questi sticker un po' hipster, insomma, è roba che va ottima. Sì, per gli iPhone del 400 anni fa. Il taglia unghie di One Piece, immancabile. E per fare il nail art. E l'unghia finta, sì, per fare il nail art. Vedete, questo è il portamonete, bellino, questo perché è interessante, perché piace questa roba qui, è interessante. E anche le spille queste che sono fighe. Sì, sì, sì. Altre, vabbè, questo, sempre gadgettini, gadgettoni. Questo è del film, tutto sempre tema, red. Tutto red questo. Qua ci sono le agende, guarda. Questo è il clear file dove mettere i fogli. Questi per mettere i fogli dentro. Lo scotch. Lo scotch, sì. Tanti gadget, esatto, tanti gadget. Tanti gadget. Tipo, i biscotti. Sì, scusa, dicevi? Che ad esempio a Chiabara non abbiamo trovato questo tipo di prodotto qua, era più orientato su action, invece questo è più esclusivo qui, pare. E mi dicono tutti la sera, non è la prima volta, perché però ero venuto qualche anno fa l'ultima. E di Blu-ray, questo è Blu-ray credo, però non so, comunque credo sia l'anime questo qua, no? Questo qua... The Log Collection, sì, sono DVD nella fattispecie, sono DVD. Va bene.
E poi, ah, ma questo bellissimo. È bello, questo è bello, effettivamente. Questo qui sarebbe interessante comprarlo. Ah, questo qui chi è? Non so se c'è scritto Oda o no, non lo so francamente, non so se è la firma sua, non lo leggo bene, insomma. CD, DVD, box, tutto quanto. Che state comprando voi? Niente? Niente. Ho preso un manifesto per un mio amico, perché lui è un grande fan di One Piece, ma vabbè, One Piece on Ice, questo qui, c'è uno spettacolo sul ghiaccio di One Piece, sì, probabilmente. Esatto. Guarda, comincia nell'estate del 2023, va bene. Io One Piece lo guardavo su Italia 1 quando ancora si chiamava... Con la sigla di Gio Giovanni, che ci ho fatto una live qualche anno fa. Salutiamo anche Gio Giovanni. Oh, guarda i Cibancusi. Vedi, se ne parlavamo oggi. Questa è una lotteria. Comprate il biglietto e poi potete vincere questi premi qua. Uno, guarda, 7,50, Non è da 300 yen, sono 6 euro. E questo è quello che danno all'ultimo... Quando finisce tutto, si prende l'ultimo biglietto, vince... Ah, sì, quello, il last one. Perché sennò non venderebbero tutta la collezione. Va bene, grazie Augusto. Per aver fatto questo escursus, ci vediamo prossimo dal Giappone. Ciao.